una squadra completamente nuova, quella del Fontanelle, costruita dal lavoro del direttore sportivo a Sogna, di concerto con la società e con il tecnico Diego Beni. Non è stato facilissimo, dovendo ripartire da zero, ma con una società solida, piano piano abbiamo costruito una squadra. È molto giovane, abbiamo diversi giocatori stranieri portati da persone conosciute nel mondo del calcio, quindi abbiamo fiducia anche in loro, abbiamo fiducia del mister stesso, che è molto bravo nel preparare i giocatori, nel preparare la squadra, nel tenere il gruppo compatto, quindi una società solida, come ripeto. Aspettiamo il campo che parla per darci le conferme, però siamo fiduciosi su questa nuova avventura. Arrivati in un anno un po' particolare, perché è l'anno che precede la riforma poi. Sì, è un anno infatti un po' particolare, vediamo come possiamo, diciamo, andare avanti con questa situazione, che non è semplicissimo, però come ripeto la società c'è, quindi staremo a vedere cosa ci porterà avanti. Il fattore campo sarà molto importante, conquistare molti punti in casa. Sì, il campo nostro è qui, dovrebbe essere il nostro fortino, essendo un campo piccolino, quindi la maggior parte dei punti dovremmo costruire qui. Ovviamente anche fuori casa dovremmo dire la nostra, perché non è che possiamo fare un campionato in casa, andremo a giocare sia in casa che in trasferta, quindi dovremmo dire la nostra anche fuori. Da direttore sportivo ovviamente dovrei dispensare consigli per tutti i giocatori, ma agli attaccanti in particolar modo, tu che sei stato un grande attaccante, che ti senti di dire? Sì, hai detto bene, ho la fortuna di aver fatto il ruolo di attaccante, potrò dare molti consigli ai ragazzi, soprattutto nel periodo in cui il ragazzo non segna, non si riesce a sbloccare, sbaglia un gol sotto porta, cosa che capita da me, capita da tanti campioni, quindi da lì deve ripartire, nel primo gol che farà si sbloccherà, andrà tutto bene, io la vedo così. Sì, sono sicuro che andrà così.